Ci siamo riuniti, abbiamo fatto una riunione nella quale ci siamo coordinati sulle attività sia per eventualmente essere di supporto alla popolazione, alla quale sicuramente rivolgiamo un appello di ovviamente stare a casa nelle ore calde, di non esporsi al sole per troppo tempo, ovviamente di alimentarsi in maniera diciamo congrua con quelle che sono le temperature. Abbiamo attivo insieme alla Protezione Civile e ai Vigili Urbani, che ringraziamo, la centrale operativa al 085 37 37 1 per le situazioni emergenziali che in qualche modo possano intervenire o tramite vigili urbani, quindi la polizia locale, o tramite gli operatori volontari di protezione civile. Qui abbiamo due rappresentanti del gruppo comunale, perché abbiamo anche il gruppo comunale, e delle varie associazioni che operano sul territorio comunale. Quindi non lasciamo da soli i cittadini, li possiamo assistere via telefono tramite la sala operativa del comando di polizia municipale e dell'occorrenza poter intervenire o tramite operatori di protezione civile o anche con la polizia municipale, che ovviamente sorveglia H24, possiamo dire dal punto di vista dell'assistenza alla cittadinanza. Altro risvolto è quella dei potenziali incendi, dove praticamente è stato attivato anche un servizio da parte del gruppo comunale di protezione civile di avvistamento incendi, cioè nella serie faranno delle postazioni nelle zone sensibili e qualora si dovessero ravvisare delle criticità sul territorio, saranno avvertiti ovviamente i vigili del fuoco, che dovranno intervenire prontamente. Assessore, facciamo un appello al buon senso dei cittadini. Assolutamente, perché ci rendiamo conto che con queste temperature affrontare noi come istituzione la problematica è molto complessa, quindi molto viene dal buon senso dei cittadini, dai comportamenti non imprudenti che dovessero fare sul territorio. Quindi ripetiamo di non esporsi al sole durante le ore calde, di idratarsi molto, magari di cercare di limitare consumi di carne rossa e quant'altro, cioè di cibi che in qualche modo idratino il corpo, per evitare problematiche che potrebbero, speriamo di no, succedere in questi giorni dove l'afa si fa sentire in maniera pesante.